Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È uscito un nuovo nome, però prima di iniziare, ragazzi, scusate per questa luce, ma c'è il sole, è sera e appunto c'è il riflesso e si vede brutto. Scusatemi per questo. Comunque c'è un nuovo nome per il calciomercato del Milan. Non un nuovo nome perché in teoria, secondo il Tempo e secondo Sky Sport, questa trattativa è in via di chiusura, perché infatti Leo Duarte è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Milan. Leo Duarte, difensore centrale del Flamengo. Sappiamo tutti che nel Flamengo escono bei talenti. Abbiamo un esempio di Lucas Paquetá preso a gennaio da Leonardo. Adesso Leo Duarte, ragazzi. Leo Duarte, io ho qualche sua giocata, l'ho vista, non una partita completa, però è un giocatore che conoscevo. In passato c'era già la Roma, mi ricordo, e voleva prenderlo già a gennaio, però ragazzi, purtroppo la Roma non è riuscita a prenderlo. Purtroppo per loro, perché è meglio per noi. Per me Leo Duarte è un ottimo giocatore, si parla di 11 milioni di euro, è un classe 96, 23enne, e per me ragazzi, per un 23enne del Flamengo, che da quella squadra lì escono sempre bei talenti, non è nemmeno una cifra così alta, perché comunque 96 potrà solamente crescere in futuro. Non so se verrà per fare il titolare, sicuramente inizialmente se la lotterà per giocare con Matteo Musacchio, ma questi ragazzi, questo qui sempre ragazzi, se verrà, se dovesse venire se la lotterà sicuramente posso titolare con Musacchio, per poi quando tornerà Caldara in condizione, molto probabilmente si lotterà la maglia con Caldara. Se Caldara comunque dovesse tornare in condizioni proprio adeguate, in ottime condizioni, sicuramente il titolare sarà lui. Però per il momento non abbiamo un difensore centrale da accostare a Romagnoli, perché come abbiamo visto, Matteo Musacchio non è in grado appunto di soddisfare quel ruolo. Giampaolo sembrerebbe che non vuol puntarci appunto su Musacchio, e quindi Leo Duarte è il nuovo nome in via di chiusura per la nuova difesa del Milan. Come sappiamo, ragazzi, c'erano anche i nomi di Demiral, ma la Juventus Paratto vuole 40 milioni di euro. Lovren è saltato perché appunto le due parti sono troppo distanti, e per appunto Klopp è un giocatore fondamentale di esperienza che appunto può aiutare la squadra non solo dentro al campo ma anche da fuori. Prende uno stipendio troppo alto e quindi Lovren se n'è andato. Demiral, appunto, la Juve chiede anche lì troppo. Sì, che Demiral è forte, ma 40 milioni sono veramente tanti per un giocatore che aveva appena comprato al Sassuolo per 18 milioni, e niente. Leo Duarte, ragazzi, se dovesse venire sono felice. Ripeto, classe del 96. Classe 96, ha 23 anni, può solamente crescere. E speriamo che, ragazzi, sarà un altro colpo alla Lucas Paquetá. Io vi lascio un bel like, se è canale, ci vediamo al prossimo. Bella, ciao, forza Milan.